Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Emanuelli e benvenuti al terzo appuntamento di stagione di Sport Up. Si è giocata la terza giornata del campionato di Serie D, girone D, che ha visto il Rimini uscire vittorioso dal campo amico per 3-2 contro il Castelvetro. Ma andiamo a vedere con l'ausilio della regia il quadro completo dell'ultimo turno. Aquila Montevarchi Villa Biagio 3-0, Colligiana Tutto Cuoio rinviata purtroppo per la scomparsa del giocatore del Tutto Cuoio causa leucemia Lorenzo Burgolassi. Alla famiglia va il nostro abbraccio più caro. Correggese Sasso Marconi 0-2, Ferenzola Pianese 1-0, Imolese Lentigione 0-1, Mezzolara Vigor Carpaneto 0-3, Rimini Castelvetro 3-2, Romagna Centro San Maurice 1-1, Sporting Trestina San Giovannese 1-1, Sansepolcro Forlì 1-1. Andiamo a vedere la classifica dopo il terzo turno. Lentigione a comando a quota 9 punti, segue il Rimini a quota 7, Vigor Carpaneto, Aquila Montevarchi, Pianese, Sasso Marconi, Villa Biagio a quota 6, Fiorenzuola, San Giovannese 5, Romagna Centro, San Maurice, Sporting Trestina, Forlì, Sansepolcro 4, Imolese 3, Correggese, Mezzolara 1, Castelvetro, Tutto Cuoio, Colligiana 0 punti, ricordiamo Tutto Cuoio e Colligiana una gara in meno. Primo servizio della serata dedicato alle interviste raccolte dal nostro Cristiano Cerbara ai Pirati Baseball di Rimini che per la 13ª volta nella loro storia si sono laureati campioni d'Italia. Complimenti davvero, ascoltiamo le interviste. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Siamo qua dopo una settimana abbondante che è passato questa splendida gioia della conquista del 13° scudetto con Paolo Ceccaroli, manager dei Pirati campioni d'Italia per la 13ª volta a 29 anni di distanza dal tuo ultimo scudetto da giocatore. Ci avresti mai creduto? Sì, cioè te lo dico col cuore, ma guarda, come dal primo giorno che siamo arrivati qua abbiamo lavorato per arrivare a questo traguardo. Poi la stagione, durante la stagione ci sono stati molti problemi, però lo staff e i giocatori ci abbiamo sempre creduto di arrivare fino in fondo. Naturalmente qualche dubbio era venuto fuori. Siamo andati contro tutti questi problemi, la squadra si è unita proprio quando doveva e il risultato è arrivato. Ecco, diciamo che come tutti i grandi chef non puoi svelare la ricetta, però se dovessi dire un ingrediente principale di questo scudetto, uno solo. Gli ingredienti sono i giocatori, questo te lo posso garantire, perché se non hai gli ingredienti buoni, il piatto che esce, la materia c'era, soprattutto qua dentro. Magari tecnicamente, fisicamente eravamo un po' inferiori al Bologna, sulla carta, poi si è visto che sul campo questo e questo sono le cose che alla fine vengono a contare di più. Una dedica particolare per questo scudetto? Ma dedichiamo al presidente, Zangheri, che se l'è meritato proprio perché ci ha creduto anche lui con noi fino in fondo e soprattutto dargli una soddisfazione in questo anno molto difficile per lui, per quello che riguarda la salute, è stato molto importante.
Ultima cosa, è il tuo primo scudetto da manager, c'è un tuo ex compagno che devi raggiungere in vesti di manager, uno con i baffi che ne ha vinti diversi, bisogna raggiungerlo Mike. Non sarà facile perché Mike ne ha vinti parecchi, però ci proveremo soprattutto per il bene e il prestigio di questa squadra. Con Calicet erano uno dei principali protagonisti del 13° scudetto dei Pirati, un campionato magari così così, poi nei playoff siete venuti fuori alla stragrande. Sì, ciao, grazie per l'intervista. Bueno, sì, prima non abbiamo tanto bene, però dopo lo playoff in finale ha cambiato tutte le squadre. Ecco, te l'aspettavi di fare un playoff così da protagonista? Sei entrato sempre nei momenti più difficili, uno per tutti, quello di Bologna. Sì, no, noi quando sono arrivato mi hanno detto dai, te vai a essere il closer. Mamma mia, ha iniziato a lavorare tutta la partita, dopo quando è stato in playoff ha cambiato tutto, l'adrenalina, l'energia. Grazie a Dio, è successo così. Grazie Cali, che mi raccomando, poi ci vediamo sabato per la Coppa Italia. Dai, sicuro, ciao, grazie a tutti, ciao. Ci vediamo sabato. Entriamo in studio perché ora ci concentriamo su quello che è successo in campo tra Rimini e Castelvetro. In servizio. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Dall'alto dall'elicottero è tutto più lontano per decifrare una partita del genere, pazzesca per certi aspetti, spettacolare il fatto di gol, tensioni, palpitazioni, da stessone rosso, anzi biancorosso per il malumore della gente. Poi arriva lui, quel maledetto pallone che entra in porta per ben 5 volte, evidenziando la seconda rete stagione di Andrea Brighi, il migliore tra i suoi, battezzando il primo gol in maglia biancorossa di Petti e che i Muccioli, ancora una volta, azzecca il cambio. Buonaventura, santo subito, decisivo come non mai. Nel mezzo, la bella sfilata dei Pirati, campioni per la 13ª volta nel mondo del baseball e della loro storia. Coppa alzata al cielo del Romeo Neri, quasi ad indicare la giusta direzione chiamata vittoria. La partita è quella che non ti aspetti, Rimini voglioso di diventare grande, Castelvetro che cerca in un pomeriggio solare quei raggi che possono illuminare ancora di più il proprio vetro, troppo fragile nelle prime due partite di campionato ma di notevole qualità nella partita odierna. Pronti e via, ed ecco che dal primo angolo per i biancorossi Pasquini calcia sul secondo palo dove pesca Brighi, torre per Petti che da sottomisura risacca sempre di testa, prima gioia in maglia biancorossa per l'ex Gubbio. Passano 4 minuti e arriva il secondo angolo per i modenesi, palla nel mucchio e dopo un paio di rimpalli è Lessa, il più lesto, a mettere alle spalle di Scotti. 1-1 e palla al centro. Pubblico incredulo, Castelvetro che dimostra di non essere venuto al Neri in vacanza, ma non ditelo al portiere Deje, che un giro di lancette dopo, da un normale retropassaggio, scivola sul ghiaccio, sul terreno di gioco, consegnando il pallone del KO. Due passi e l'attaccante montenegrino dei Rimini, già match winner 3 giorni fa a Ponte Egola contro Tutocoio, riporta i biancorossi in vantaggio, festeggiando con i bambini a bordo campo, mentre il povero Die rimane sconsolato. La partita continua ad essere un botta e risposta, Fallanelli calcia alto, poi nuovamente lui non inquadra il bersaglio, mentre Cozzolino da buona posizione dimostra di essere cozza dal mare buono, ma Scotti proprio di raccoglierlo non vuole saperne, palla respinta. Lessa nel frattempo prova la scorciatoia, cade, sviene in area di rigore e l'arbitro ben appostato proprio non ci casca, simulazione. Cartellino giallo, anche in tribuna loro due convengono così. Su finire di prima frazione, grande azione di Goiebre, cross dal fondo per Ciccarevic che però liscia clamorosamente da ottima posizione. Fine della prima frazione di gioco, ripresa neppure in tempo di sedersi che Scotti in uscita deve subito intervenire per evitare a Lessa la possibilità di raggiungere i pari. Valeriani dalla distanza intanto tenta di colpire, ma nulla di fatto. Segno X che entra in vigore quando Davoli si trasforma da assist man, pallone a cercare Lessa che di sinistro infila Scotti, 2-2 e nuova incredulità tra il pubblico dei Romeo Neri. 25esimo, pressing costante, punizione di Righini, testa di Ambrosini e corta respinta di Deje. Si avventa sul pallone Bonaventura e ne scaturisce un angolo per i Rimini. Dalla bandierina il pallone giunge a Valeriani che cerca ancora una volta la via del gol, ma spara alto. Nel frattempo si scaldano gli animi a farne le spese e Marco Mercuri, dirigente accompagnatore, oltre che segretario del club. Alto calcio piazzato, batte Righini,
Deyer respinge in corner, dalla bandierina nasce un traversone raccolto dalla parte opposta da Ambrosini, il quale mette al centro. Volley di Buonaventura, gran respinta di Deyer, sul pallone però si avventa Brighi che insacca sotto la traversa e, come ricorda il buon Cristiano Cervara, è tradizione di famiglia. Diciamo che questo gol sotto la traversa ha ricordato un po' quello di tuo fratello, uno dei rigori nella finale playoff di Terni contro la Turris. Ce l'avete proprio nel sangue questo traversa gol? Diciamo che quando l'ho vista sulla traversa ho avuto un attimo, si è fermato il cuore, però l'importante è che poi sia gonfiata la rete. Nel finale lo scatenato Lissa ci prova ancora una volta, ma stavolta il suo diagonale di destro è preda di Scotti, mentre l'ultimissima occasione si spegne alle stelle. 6 punti in 3 giorni, la retta via è stata presa, ma difesa e centrocampo traballano. Occhio a non cercare di ramazzoni inutili, poiché la Coppa è lì ad aspettare i biancorossi. Marighini ricorda anche al compagno Brighi: Gliel'ho detto che non voglio più vedere esultare perché fa male al calcio. Sono brutto da dire. A fine gara il nostro Cristiano Cervara ha raccolto le dichiarazioni del tecnico dei biancorossi, Simone Muccioli. Mamma, voglio andare al Mucho Mass. Mucho Mass è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze e maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mass, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Simone Muccioli, mister del Rimini, un mister sicuramente contento, anche perché insomma il finale, per come è venuto di questa partita così un po' cervellotica, un po' altalenante, ha sorriso a Rimini. Poi però ci sono diverse analisi da fare, no? Sì. Diverse analisi, però la cosa su cui non c'è bisogno di disquisire, non c'è da analizzare, è sul fatto che siamo squadra. E dopo 3 giornate di campionato essere squadra, secondo me, è già un grosso punto di partenza. Poi abbiamo tanto su cui lavorare, abbiamo tante situazioni dove dobbiamo migliorare, però ci sono tante cose che secondo me vengono fatte come io voglio che siano fatte. Quindi io sono molto soddisfatto di quello che stanno facendo i ragazzi. La scelta iniziale di Montanari terzino così ti ha lasciato, ci ha sorpreso? Ma Montanari terzino, insomma, era una valutazione che avevo fatto già da qualche giorno, non lo sono riuscito a provare tanto, l'ho provato un paio di allenamenti, però secondo me è un ragazzo che ha qualità a centimetri a gamba, in questo momento nel centrocampo a 2 secondo me Valeriani sta facendo molto bene. E quindi per avere un pochettino più di qualità, un pochettino più di personalità, come oggi poi si è dimostrato soprattutto nel primo tempo, fino a che ha avuto la lucidità per farlo, io sono molto soddisfatto di quello che ha fatto come terzino per l'ora che è rimasto in campo, insomma. Un'altra cosa certa è che lavorate molto e bene sui calci piastati in settimana, poi i risultati si vedono. Sì, l'ho detto prima, il merito maggiore è del mio vice, di Marco Martini, perché comunque i piazzati li cura lui più che altro, li guardiamo assieme ma li cura lui e ci mette tanta passione, tanta determinazione, e quindi penso che sia giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Noi lavoriamo in staff, lavoriamo in equipe, ognuno ha le sue competenze, ognuno è importante a partire dal magazziniere arrivare all'allenatore, quindi penso che questo sono molto contento per noi e anche per lui, perché penso che i ragazzi ci credono in quello che viene fatto sui piazzati e ci lavoriamo tanto e abbiamo fatto 3 gol in 3 giornate. Continuiamo la nostra carrellata di interviste, c'è chi rientrava come centrocampista Luca Righini e chi si confermava goleador come il difensore Andrea Brighi, ancora una volta decisivo già al secondo centro in stagione in 3 gare. Andiamo ad ascoltare l'intervista sempre realizzata dal nostro Cristiano Cervara. Con Luca Righini è arrivato finalmente il tanto sospirato momento di esordire in questo campionato, diciamo che il tuo ingresso è anche ha coinciso con la vittoria della squadra. Sì, sono contento di aver fatto il mio primo gettone, ci tenevo. Sono contento della vittoria perché
adesso andiamo a vedere la classifica, abbiamo 7 punti in 3 giornate, che penso che meglio non si poteva partire. E sicuramente però c'è da crescere, parlo io a livello personale, a livello di ritmo in campo così, e anche la squadra secondo me ha ampi margini di miglioramento, di gestione di palla, di intensità, di tutto, quindi penso che comunque bisogna ripartire da domani in allenamento e di cercare sempre di dare il massimo. Ecco, spieghiamo un attimo come mai questa tua lunga assenza. Ma lo dovete chiedere al mister la lunga assenza. Io ho avuto un piccolo problemino in ritiro e adesso stavo cercando di recuperare, insomma, e quindi tutto qua. Secondo tempo 10 cambi, c'è stato un po', diciamo, di confusione visto dalla tribuna. Per te, che invece ne hai beneficiato quando sei entrato in campo, come l'hai visto un po'? No, sicuramente da quest'anno con questa novità dei cambi bisogna stare svegli. Chi entra deve sicuramente, anche per il passaggio delle consegne, nei calci piazzati e tutto quanto, bisogna star svegli, perché comunque è una bella girandola, gente che esce, gente che entra, però bisogna stare tranquilli e, ripeto, bisogna solamente un attimo stare più svegli. Infatti gliel'ho detto che non voglio più vedere esultare perché fa male al calcio. Sono brutto da vedere. Fa male al calcio. Andrea Brighi è ormai conclamato bomber del Rimini, se non ci fosse lui a questo punto non so la classifica come la leggeremmo. Comunque, ancora una volta eri lì al momento giusto, no? Al posto giusto, e devo dire che forse in pochi in quel momento in tribuna magari ci speravano. Sì, dai, siamo stati bravi a crederci fino alla fine, perché come hai detto te, dopo essere stati raggiunti, comunque avendo subito il giusto, perché rispetto anche ad altre partite dove siamo stati più in difficoltà, eravamo riusciti a gestire bene anche il vantaggio. Abbiamo avuto qualche occasione per chiuderla. Però una volta subito il pareggio, penso mancasse un quarto d'ora, non so, e non è facile comunque trovare la forza per reagire, per ritornare in vantaggio. Abbiamo avuto 2 o 3 occasioni importanti e fortunatamente è arrivata la palla, sono riuscito a metterla dentro, però il merito è di tutti. Diciamo, io sono stato l'artefice, ma il merito è di tutti perché ci abbiamo creduto. Diciamo che questo gol sotto la traversa ha ricordato un po' quello di tuo fratello, uno dei rigori nella finale playoff di Terni contro la Turris. Ce l'avete proprio nel sangue questo traversa gol? Diciamo che quando l'ho vista sulla traversa ho avuto un attimo, si è fermato il cuore, però l'importante è che poi sia gonfiata la rete. No dai, sono contento soprattutto per i 3 punti. Chiunque avesse fatto gol sarei stato contento uguale, quindi bene così, adesso dobbiamo continuare su questa strada. Col numero 11 del Castelvetro, Lessa vi ha fatto penare abbastanza là dietro. Sì, sicuramente è una tipologia di giocatore che probabilmente soffriamo, poi anche con il caldo che c'era oggi, magari a colandare dei minuti, la partita su un campo pesante di domenica sulle gambe. Sicuramente lui, non so se era più fresco, se aveva giocato, comunque aveva un po' più di forse potenza nelle gambe, però dai, penso che comunque siamo stati abbastanza bravi, come ho detto, a parte il secondo gol che è passata in mezzo alle gambe, comunque è stato un tiro in diagonale, ci poteva far meglio sicuramente, infatti sicuramente poi lo analizzeremo, però penso comunque ci siamo mossi abbastanza bene. C'è chi per la prima volta invece è riuscito ad andare in gol con la gloriosa maglia biancorossa, si tratta del difensore arrivato quest'estate dalla sessione di calcio estiva, Alessio Pretti, proveniente dal Gubbio, e chi invece è rammaricato come il tecnico Serpini, che è tornato a casa a mani vuote nonostante una bella prestazione dei suoi servizi. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Eccoci con Alessio Petti, l'autore del primo gol del Rimini.
ti saresti aspettato innanzitutto di segnare e poi che avresti aperto una girandola del genere? No, prima di tutto non aspettavo di segnare, visto che era da tanto che non segnavo, quindi non sono abituato. Però dai, che poi dopo diventasse una partita così scoppiettante non ce l'aspettavamo. L'importante è stato portarla a casa, che sei riuscito a segnare un gol in più degli altri. Oggi è andato così, la prossima volta dobbiamo cercare di concedere meno e magari, se è possibile, concludere anche di più. Ecco, infatti un po' quello che ci ha lasciato, diciamo, perplessi, tra virgolette, è stata un po' la facilità con cui quel Castelvetro riuscivano ad arrivare spesso anche uno contro uno. Beh, Castelvetro comunque, anche se c'ha 0 punti, è una squadra molto tecnica, che ha qualità, una buona squadra di categoria, non ci facciamo fuorviare dai 0 punti, è una squadra importante che ci ha messo in difficoltà a centrocampo sicuramente in certi momenti e siamo stati anche bravi in certe situazioni a limitarli anche su certe occasioni, però c'è anche l'avversario che ci ha doti qualitative importanti e oggi magari siamo stati meno attenti, sicuramente magari c'è stata anche un po' la stanchezza di domenica accumulata. Però comunque si è riusciti a metterci il cuore, la grinta e portare a casa questi 3 punti. Infatti mi hai anticipato, ti volevo chiedere infatti se e quanto aveva pesato così quei 90 minuti e passa sul campo pesante di domenica a Pontaegola. Hanno pesato, soprattutto un campo quasi impraticabile, sicuramente sulle gambe se ne sono iniziati a sentire, però come ho detto in quei momenti lì ci vuole cuore, grinta, poi per il pubblico e per la città bisogna sempre dare qualcosa in più e credo che l'abbiamo messo. Ecco, complimenti per il gol, te l'abbiamo già fatti, però complimenti anche per gli schemi da calcio piastrato, che sono una delle cose che funzionano meglio. Direi che anche il tuo primo gol, appunto, è frutto di uno schema. Assolutamente, infatti con lo staff lavoriamo molto sulle palline attive, quindi è merito loro, è merito nostro che ci applichiamo e cerchiamo di riproporre quello che proviamo durante allenamenti, quindi un plauso va soprattutto allo staff che si impegna e ci cerca di mettere nelle condizioni migliori tutte le domeniche. Allora, grazie Alessio e al prossimo gol. Speriamo, alla prossima. Ciao. Ti sono piovuti sulla sua squadra, ma il suo volto scuro oggi la dice lunga. No, non ci sono pochissimi complimenti da farci. Sono sincero, sono molto arrabbiato con la squadra, molto arrabbiato con me perché sono il responsabile di tutto questo. Penso che ci sono molte note negative, la nostra classifica lo denuncia. L'essere belli ma non concreti porta a nulla, se no si rischia di cadere su quel calcio che dicono di possesso palla statico che io odio, quindi se il possesso palla viene fatto per portare a un risultato, per essere un po' più cinici, bene, se no serve a poco. Rimini è stato, come ha detto giustamente adesso, più cinico probabilmente a sfruttare meglio gli episodi, però dal punto di vista, diciamo, delle prestazioni... Forse il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio. Ma sì, ma dico ma sì, ma no, perché chi sbaglia paga ed è giusto che vada a casa con nulla, nel senso che, ripeto, non è una casualità che io non vedo mai questi errori grossolani da parte delle squadre avversarie che ci regalano un gol, noi lo facciamo e quindi è giusto che facciamo 0 punti. Chiudiamo qui le interviste inerenti al dopogara, andiamo a vedere il prossimo turno, il quadro completo con l'ausilio della regia, ricordiamo sempre che si gioca di domenica alle ore 15, queste dunque le gare. Castelvetro Correggese, Forlì, Aquila, Montevarchi, Lentigione Colligiana, Pianese, Rimini, San Maurese, Mezzolara, San Giovannese, Romagna Centro, Sasso Marconi, San Sepolcro, Tutto Cuoio, Fiorenzuola, Vigor, Carpaneto, Imolese, Villa Biagio, Sporting, Trestina. Ultimo servizio della serata dedicato al prossimo avversario del Rimini sarà la Pianese, guidata in panchina dall'ex trainer del Real Rimini, Agostino Iacobelli. Il servizio. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini.
Lo scorso anno, nel girone poi vinto dalla Ravenna, la Pianese fece la sua onesta figura terminando la stagione al 7° posto della graduatoria. Ad allenare la squadra, una vecchia conoscenza del calcio riminese seppur sulla sponda delle Real Rimini, Agostino Iacobelli, autore di un gol, i più importanti in carriera, che fermò lo Stadio Zini di Cremona nel 91-92 in Milan, imbattibile, di Fabio Capello. Iacobelli addirittura lo annichilisce con un gesto di rara coordinazione e l'1-1. Iacobelli pare che neppure in allenamento riesca a fare gol simili, o sì? Sì, ogni tanto mi metto con Rampulla, facciamo fare due cross da Gian De Via. Lo scorso anno la squadra giocava con età media pari a 20,5, le vittorie furono 12, altrettante le sconfitte con 10 pareggi all'attivo. Mametti fu il miglior realizzatore con 13 centri. Un dato preoccupante fu quello delle reti incassate, ben 48, superiori di due lunghezze a quelle siglate, ben 46. La società per la nuova stagione ha lavorato soprattutto su questo fattore. Persa la guida tecnica di Agostino Iacobelli, la squadra è stata affidata al trainer Marco Masi. In avanti si annota la presenza di Daniele Ferri, un'esperienza sant'Arcangio sotto la guida Angelini nella prima storica stagione tra i professionisti dei Clementini, mentre lo scorso anno era impegnato nel Romagna Centro. Segnaliamo anche Matteo Golfo, autore già di 3 reti questo avvio di stagione. 21 le cessioni eseguite nel mercato estivo, 15 invece gli arrivi. Tra le cessioni spicca anche quella di Daddario in direzione Rimini. Vedendo l'inizio con il colpaccio in esterna sul campo della Correggese, 1-0 e il 4-0 rifilato a Sansepolcro, i bianconeri si candidano a un ruolo di protagonista in questo girone, magari cercando di alzare quel gradino che lo scorso anno si fermò al 7° posto della classifica. Siamo in dirittura d'arrivo, a noi non ci rimane che ricordare gli appuntamenti qui su Rete 8 Vigea Telerimini, canale 86 in streaming telerimini.it, a lunedì sera con calcio di rigore a partire dalle ore 19.55, tutto sul calcio locale dall'eccellenza romagnola alla prima categoria Romagna, con una particolare finestra sulla promozione marchigiana, e poi dalle ore 20.45 tutto sul Rimini Calcio con Sport Up. Da Daniele Emanuelli è veramente tutto, a voi tutti una più cordiale buona serata.